Hello everyone, it's Italian time! Oggi parliamo di slang. Today we're gonna talk about slang. La prima cosa che devo dire è che lo slang è molto diverso da regione a regione. Slang in Italy is very different depending on the region. Per questo video ho cercato delle parole slang che sono molto comuni. So for this video I selected a list of words that are very common and so that you know, io sono di Roma. I'm from Rome. So. Il primo slang molto comune in tutta Italia, first slang very common in Italy, is un sacco. Un sacco. Cosa vuol dire? Per esempio, se io dico lui ha un sacco di soldi. Un sacco literally is a bag, a sack. He has a lot of money. Per esempio, ho un sacco di problemi. I have a lot of problems. Un sacco vuol dire a lot. Parola numero due, chi se ne frega. Chi se ne frega. We say it with like two S's, but it's actually like chi se ne frega. Usually this is an answer. È una risposta di solito. Per esempio, ah ma hai sentito che viene Luca alla festa? Have you heard that Luca's coming to the party? Chi se ne frega? Vuol dire, who cares? Parola numero 3, a voglia, a voglia. A Roma, però, diciamo a voglia, with the J, a voglia. Same as chi se ne frega, this is usually an exclamation. So for example, ti piace il sushi? A voglia. Vuol dire, it means hell yeah. Do you like sushi? Hell yeah. A voglia. La parola numero 4, ok, questa è una categoria, this is a category, sono delle parole inglesi che noi trasformiamo in verbi. English words that we use as verbs. For example, the scanner, we use it as a verb and we say scannerizzare. È slang, ma lo usiamo, we do say it. Scannerizza un documento, oppure chat. Chattare. Sto chattando con la mia amica. Or, this is very interesting, you know, flash? We use it as flashare, but the meaning is really interesting. It's actually to have a sudden image in your mind. Like, for example, ho flashato che stavi parlando con mamma. I had a flash, you were talking, I had an image in my mind, you were talking with mom. Or even like imagining things. If Brian is like, oh, you were talking to Tyler. And I'm like, stai flashando, like you're having images in your mind. Like it's not true. Il prossimo slang è beccarsi. Beccarsi, riflessivo, vuol dire incontrarsi. To meet with someone. Per esempio, ci becchiamo dopo. I'll see you later. I'll meet you later. Si sono beccati per strada. They met each other on the street. Prossimo slang. Questo è più comune a Roma. But I'm sure that other regions use this as well. Tagliarsi. Okay, you probably know what tagliarsi means. Tagliarsi means to cut yourself, right? Sì, ma it also means to have a lot of fun. Divertirsi molto. Per esempio, ieri mi sono tagliato con Brian. I cut myself with Brian. I had a lot of fun with Brian. I laughed a lot. Papà si stava tagliando con quel film. He was cutting himself with that movie. He was having a lot of fun. La prossima parola è ammazza. Ah, questo video mi fa ridere. Ammazza, anche questo è usato in un'esclamazione. Usually it's ammazza che blob, or even just ammazza as an exclamation. So if you use ammazza just like ammazza, è come dire damn. Lei ha 7 figli. She has 7 children. Ammazza! Damn! Wow! Or ammazza che, and then another word, like ammazza che caldo. Damn, it's so hot. Ammazza che bella casa, wow. What a nice house. L'ultima parola, accollarsi. Accollarsi è un verbo riflessivo. Questo verbo esiste in italiano, è un verbo che si usa, this really exists in Italian, and it's a verb that you use quando tu vuoi comprare una casa e ti accolli
il mutuo. So literally it means to have a mortgage. Ma we use it when we talk about someone who is very, very clingy. Per esempio, Brian si accolla. So clingy. Non ti accollare. Don't be clingy. Queste sono alcune parole slang italiane. Se volete sentire delle conversazioni naturali in italiano, con un po' di grammatica, un po' di vocabulary, molti spunti e molto divertimento, andate a vedere la nostra Patreon page. Lasciate un commento qui sotto e vi voglio un sacco bene! Ciao!